second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayer. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Collaudo sta terminando, c'è il briefing tra i piloti e i tecnici, si stanno raccogliendo preziose indicazioni, ma come vi dicevamo la pista è aperta a tutti e guardate chi c'è all'ingresso del circuito, c'è Marco Melandri. Una... è morbida perché è morbida. Gradita e inaspettata sorpresa. Pilota della Superbike, ma anche appassionato di motocross, girerà anche lui. Si conosce con tanti piloti del circuito e naturalmente anche con Tony Cairoli. Vedete non soltanto KTM ma anche altre scuderie, in particolare il team Massignani Honda. Ed ecco che Marco Melandri estrae dal furgone la sua Husqvarna, proverà anche lui il circuito. Tanti amatori, piloti che magari non si aspettavano di vedere non solo Cairoli ma anche Melandri correre insieme a loro. La vestizione da parte di Marco Melandri, che conserva comunque la sua divisa abituale di Superbike, reduce da una stagione fantastica il pilota Ravennate, è stato vicinissimo alla conquista del titolo del mondo della Superbike, titolo sfumato proprio di un niente alla sua prima stagione in BMW. E assistiamo ancora a un momento della prova di contenimento del rumore. Melandri si sta preparando ad entrare in pista, non sappiamo se ci sarà un duello, ti vediamo tutti insieme, un duello con l'amico Tony Cairoli. Dobbiamo dire che Melandri ha avuto qualche problema fisico nell'ultimo Gran Premio e quindi magari non sarà certamente al meglio. Ecco il saluto con Tony Cairoli. Tony raggiunge la pista, Melandri se la prende un po' più comoda. Sarebbe interessante comunque vedere un confronto sulla sabbia tra i due, così come sarebbe interessante vedere Cairoli cimentarsi, come tra l'altro ha già fatto in passato su una moto da Superbike. Ed ecco altri giri per Tony Cairoli. Ed ecco Marco Melandri. Questa è una chicca che vi mostriamo praticamente in esclusiva. Marco Melandri su una pista da motocross. Vedete che i movimenti dei professionisti del motocross
sono un po' diversi, ma dobbiamo anche dire che Melandri, che vedete un pochino in ritardo sui concorrenti, è un pilota che ha avuto qualche problema fisico, in particolare alla schiena, e quindi non sta forzando certamente al massimo, e comunque per lui il motocross è un modo per restare allenato, in forma e divertirsi pure, visto che tanti piloti delle piste si dedicano anche al motocross nel tempo libero. Lo fa anche Valentino Rossi, lo fanno anche tanti altri, e c'è anche Marco Melandri, che peraltro non è certamente nuovo qui alla pista Tazze Nuvolari di Mantova. Siamo al panettone, il salto che precede il traguardo, uno dei punti più spettacolari del circuito. Circuito quello mantovano apprezzato sia dai piloti per le sue caratteristiche, per la consistenza della sabbia, ma anche per la conformazione delle curve, apprezzato anche dal pubblico perché la visibilità è ottima da tutte le parti. Rientrando vedete sullo sfondo Marco Melandri e tra poco lo cattureremo ai nostri microfoni. Marco Melandri, dalla Superbike alla motocross, per chi non ti conosce magari è una sorpresa, invece chi ti conosce sa che tu hai questa grande passione. Sì, dai, fin da bambino ho sempre girato col motocross e mi piace molto, poi soprattutto in questa parte di stagione cerco di abbandonare un po' la palestra perché sono stanco e ne approfitto per stare un po' in forma con la motocross divertendomi. E vedere i grandi campioni in pista oggi è favoloso per me perché comunque oggi io sono un tifoso. Oggi c'è Cairoli, ma eravate messi d'accordo o è una casualità? Ma all'inizio era stata un po' una casualità, perché io ho deciso di venire qua assieme a Massimo. Poi dopo, tramite altri amici, ho sentito Antonio ieri per caso, mi ha detto che era qua e diciamo, è stato un insieme di cose, però così siamo qua. Ti propongo una sfida, magari tu con Cairoli qui sulla sabbia, magari tu gli ricambi la cortesia, vi sfidate su una moto da Superbike. Secondo te come se la può cavare Cairoli su una moto da Superbike? Ma sicuramente in pista credo che arrivare vicino, diciamo a 10 secondi, è molto, tra virgolette, più facile che nel cross, perché io qui giro da sempre, ma comunque prendo una vita da Antonio. Lui se gira una giornata riesce ad arrivare molto più vicino a me di quanto non sia io qua. E quei pochi giri che fece su una MotoGP anni fa senza conoscere la pista si comportò molto bene, quindi una volta gliel'ho chiesto se aveva mai pensato di buttarsi in velocità. Una battuta sulla tua stagione che è stata fantastica, quasi perfetta, magari è mancata forse un po' di fortuna. Sì, fortuna e qualche errore di sicuro, però d'altronde quando penso agli obiettivi che avevamo inizio stagione con una BMW lontana dalle migliori, era nella più rosa delle aspettative vincere una gara. Di fatto abbiamo vinto 6 gare, ci siamo giocati il mondiale fino all'ultima gara nonostante diversi errori e un po' di sfortuna, quindi molto positiva. E il prossimo anno starò con la stessa moto, la stessa squadra dopo tanti anni di cambiamenti molto radicali e sono contento perché comunque ne conosco già i pregi e i difetti e prossimamente andremo a provare e non vedo l'ora. Salutiamo e ringraziamo Marco Melandri e ci prepariamo alla giornata del giovedì dedicata ai test con il neocampione del mondo Herley.
c'è un nuovo Tony Cairoli all'orizzonte, si chiama Jeffrey Herlings, ha compiuto 18 anni lo scorso 12 settembre, è un pilota di cui sentiremo parlare sempre più spesso in futuro, è un pilota che sta aggredendo la pista a tutto gas in questa mattinata di prove, sta veramente dando fondo a tutte le sue energie, oggi prova soprattutto gli ammortizzatori, ma vuole già spremere il mezzo per tastarne le possibilità. È uno specialista della sabbia, l'olandese volante, tra l'altro è reduce da una gara in Inghilterra, la Western Beach Race, una gara durissima in spiaggia, e ha avuto la meglio su 500 concorrenti, aggiudicandosi questa maratona durata 3 ore massacranti e dando 3 minuti a Shaun Simpson. E sul podio c'era anche, curiosità, proprio Ken De Dijker, il belga, ed era al debutto anche De Dijker insieme a Herlings in questa gara, un'esperienza molto diversa rispetto alla guida nei Grand Premi, e non si esclude che in futuro non la rifarà. Ha detto: è una gara che tutti dovrebbero provare almeno una volta nella vita, ma adesso è il momento di tuffarsi nel campionato MX2 e di provare la sua KTM sulla pista di Mantova.